Arrivati a tutti, un saluto molto affettuoso alla protagonista della serata, cioè a Petra Hartlieb, che è a Vienna e ci sta parlando da Vienna. Accanto a lei c'è Silvia Chiarini, che è un'altra libraia che collabora strettamente con Petra ed è ormai una amica della nostra casa editrice. Poi abbiamo con noi Giuliana De Angelis, che è la traduttrice del libro di Petra e che ci aiuterà anche a dialogare con lei. E infine, ultima ma non minore, è con noi Loriana Ursic dell'antico Caffè San Marco di Trieste, che è un posto straordinario che vale un viaggio a Trieste. Cioè, ci sono molti motivi per venire a Trieste, ma questo è sicuramente uno dei più importanti. Grazie a tutti per essere qua, innanzitutto. Allora, questa sera ci incontriamo per parlare di un libro di Petra che è appena uscito. Un libro che si intitola Un inverno a Vienna. Questa è la copertina, non so se riuscite a vederla. Non è il primo libro di Petra. Dunque, Petra ha vissuto molte vite, nel senso che ha cominciato con studi umanistici, poi si è occupata di comunicazione, si è occupata di critica letteraria e poi a un certo punto ha deciso di comprare una libreria a Vienna e di diventare libraia, e questo è un lavoro che già assorbirebbe una vita. Ma non paga di tutto ciò, ha deciso anche di scrivere ed è infatti l'autrice di alcuni romanzi polizieschi e anche di una serie di libri che hanno appunto al centro Vienna. E quello che pubblichiamo, Un inverno a Vienna, è il primo di questa serie. È ambientato a Vienna nel 1910, quindi in quella che è stata definita la finis Austria, no? Cioè questo momento splendido ancora, ma già pieno di presagi un po', se non cupi, malinconici, della fine dell'impero. È ambientato durante un inverno molto nevoso e questo è un elemento che aggiunge fascino al racconto. E la protagonista è una ragazza di campagna, una poveretta che prima di finire in una famiglia che finalmente la accoglie in modo molto cordiale ha fatto esperienze molto, molto dure, molto difficili. La famiglia che la accoglie come bambinaia è peraltro una famiglia molto speciale, perché è la famiglia di un grande scrittore di quegli anni, di uno dei cantori di quell'epoca e di quel mondo, e cioè Arthur Schnitzler, un autore che anche in Italia conosciamo molto bene, perché è stato ampiamente tradotto da Delphi, da tanti editori, noi stessi, anche Lindau, ho pubblicato due piccole cose sue. E quindi è un romanzo molto speciale, perché ci fa in qualche modo vivere la vita di una famiglia intellettuale della Vienna di quell'epoca, ma vista attraverso gli occhi di una ragazza di campagna che finalmente trova un modo per realizzarsi, perché attraverso una libreria, non è un caso che sia una libreria ad essere galeotta, incontrerà anche una persona che conterà per lei molto. Come vi dicevo, l'ambientazione è invernale e anzi è, diciamo, natalizia, e quindi questo dà un fascino tutto speciale al racconto, un racconto molto, molto gradevole da leggere, ma anche pieno di sfumature e di suggestioni che penso che i nostri lettori possano amare, quelli che magari già conoscono Vienna ma non la mitte d'Europa, ma anche quelli che invece si avvicinano a questo mondo per la prima volta. Dunque, io vorrei innanzitutto chiedere a Petra una cosa molto, molto, molto semplice, ma che mi viene proprio spontanea, conoscendo la sua vita, il suo duro lavoro di libraia. Fra l'altro, il suo duro lavoro di libraia lei l'ha raccontato in un libro molto bello che noi abbiamo pubblicato, La mia meravigliosa libreria, che è proprio la storia di come lei è diventata libraia e di come ha fatto della sua libreria una libreria di successo. Questo
Questo penso che sia un racconto che specialmente oggi possa riuscire di incoraggiamento e forse utile a molti. Ma lasciamo perdere quel libro e dicevo, vorrei chiedere a Petra come è nata l'idea di scrivere questo libro, di collocarlo a Vienna, di scegliere Schnitzler, la famiglia Schnitzler come punto di riferimento, di adottare questo sguardo molto speciale di questa ragazza di campagna che in realtà non è mai stata in una grande città, non è mai stata a teatro, per esempio, insomma, quindi è molto esterna a questo milieu colto, questo milieu letterario che è quello a cui appartiene invece il suo datore di lavoro. Sì, spero che Chiara, che Silvia stia facendo il suo lavoro di abile traduttrice. Wenn du uns hörst, ja. Ci sentite? Sì. Ok. Juliana, ich höre dich, glaube ich, nicht. Du musst auf laut schalten oder muss ich dich nicht hören? Jetzt gerade nicht, das ist in Ordnung so. Alles klar, Entschuldigung. Keine Sorge. Ja, vielen lieben Dank, lieber Ezio. Ich habe zwar, glaube ich, nur ein Drittel verstanden, aber ich glaube, es war wunderschön, was du über mein Buch zusammengefasst hast. Vielleicht sollte ich mir das von Silvia auf Deutsch übersetzen lassen und in Zukunft verwenden. Beh, buonasera a tutti e grazie Ezio. Forse sono riuscita a capire un terzo di quello che è stato detto, forse dovrei effettivamente fare ricorso alla mia traduttrice Silvia qui per capire esattamente le parole di sintesi che hai usato per descrivere il mio libro, ma il suono era meraviglioso. Ja, die Geschichte, wie dieses Buch zustande gekommen ist, ist leider gar nicht so romantisch wie dieses Buch. Es war nämlich so, dass mich vor ein paar Jahren ein großer deutscher Verlag gefragt hat, ob ich eine Weihnachtsgeschichte schreiben könnte für ihren Verlag. Beh, in realtà la storia, la genesi di questo libro non è poi così romantica come il libro stesso. Semplicemente una grande casa editrice tedesca mi ha chiesto se potessi scrivere una storia di Natale, un racconto di Natale. Und ich bin eigentlich zu diesem Zeitpunkt bei einem anderen Verlag unter Vertrag gewesen und habe erstmal gesagt, nein, weiß ich nicht, mache ich, keine Ahnung, was wollt ihr denn? Und das einzige Kriterium für dieses Buch war, es muss historisch sein, es muss in Wien spielen und es muss irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Beh, e la mia risposta, visto che già ero sotto contratto con un'altra casa editrice in quel momento, è stata sulle prime un no secco. Quando poi ci abbiamo ripensato, i criteri che mi erano stati, diciamo, indicati erano che il libro fosse ambientato a Vienna, che fosse un'ambientazione storica e che c'entrasse col Natale. Und dann habe ich erstmal gesagt, nein, also kann ich nicht. Ich kann nichts historisch, habe ich noch nie gemacht. Kitschig weiß ich nicht, ob ich kann. Und Weihnachten habe ich keine Zeit. Also habe erstmal abgesagt. Und dann haben sie aber gemeint, ich kann mir sozusagen die Epoche völlig aussuchen. Ich kann irgendwas in den 60er Jahren schreiben oder in den 70er Jahren. Ich kann mir aussuchen, was ich will. Und ich soll doch nochmal drüber nachdenken. Beh, quindi ho rifiutato inizialmente anche perché non avevo mai scritto nulla di storico, il kitsch non è nelle mie corde, e il Natale non era il momento giusto, quindi ho detto di no. Quando poi mi hanno chiesto di ripensarci, mi hanno però anche detto che avrei potuto scegliere liberamente il periodo storico, per esempio l'epoca, gli anni 60-70 o qualsiasi altro periodo, e quindi ho cominciato a ripensarci. Naja, und dann habe ich nachgedacht und ich bin ja schon ein Mensch, der Herausforderungen liebt und habe mir gedacht, warum nicht? Ich könnte ja mal was Historisches schreiben und dann kam plötzlich Arthur Schnitzler in meinen Geist. Und zwar eigentlich deswegen, einerseits, weil ich sehr gerne ins Theater gehe und schon sehr viele Schnitzler-Stücke gesehen habe und die auch sehr liebe und ich glaube, dass das einfach ein wahnsinnig moderner Schriftsteller ist. Das war der eine Grund und der andere Grund, das schaffst du noch, Juliana, der andere Grund war, weil ich hier in einem Viertel wohne, im 18. Bezirk, mit so einer Villengegend. Also ich wohne nicht im Villenviertel, ich wohne am Rande davon in einer Wohnung, aber hinter meiner Straße beginnt ein Villenviertel
Und da steht das Haus, wo Arthur Schnitzler gewohnt hat. Und ich gehe da eigentlich jede Woche 2-3 Mal dran vorbei, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und schaue dann immer diese kleine Villa an und fange so an, ein Kopfkino zu haben und überlege mir, wie sieht das aus, wie haben die da gewohnt, wie hat das damals ausgesehen. Beh, ho cominciato a pensarci su e a ripensarci, anche perché amo le sfide. A un certo punto mi sono detta perché no. L'incontro con Arthur Schnitzler in realtà non è stato casuale. Adoro il teatro, vado spesso a teatro, ho visto un po' tutte le sue opere, ovviamente le ho lette, e ritengo che sia un autore estremamente moderno. Un'altra ragione molto più concreta è che abito nel diciottesimo distretto, o meglio ai margini del diciottesimo distretto, che è un quartiere molto borghese, con delle ville molto belle. Ovviamente non abito in una villa, ma in un appartamento ai margini appunto di questo distretto. E 2 o 3 volte a settimana, portando a spasso il mio cane, mi capita di passare davanti alla villa in cui è vissuto proprio Arthur Schnitzler. E passa e ripassa, ho cominciato a pensarci su, a lasciare lavorare la mia fantasia. Ti sentono? Le abbiamo perse? O... Ne approfitto per osservare che è molto bello questo modo di raccontare, no? Perché restituisce poi alla fine una dimensione molto così, molto quotidiana, molto concreta del lavoro editoriale, no? Noi ci immaginiamo sempre che qualunque tipo di creazione letteraria avvenga così, non solo nel chiuso di una stanza, ma dentro una nuvola di ispirazione sublime. Invece spesso la narrativa nasce così, anche la narrativa di più alta qualità, no? Nasce così, da uno spunto, da un obbligo, da una richiesta, e poi naturalmente sta a chi scrive, no? Dare una forma che vada oltre l'occasione, che vada oltre così, insomma, il pretesto. E quindi da un certo punto di vista, no, come posso dire, spoeticizza l'atto della creazione, ma in realtà lo rende molto vero, perché poi è spesso così, non voglio dire che sia sempre così, ma è spesso così che nascono le cose, insomma. Beh, indubbiamente poi Petra sa anche guardare, raccontarci quello che ha visto e farci immaginare quello che lei ha visto guardando quegli spazi nei giorni d'oggi, ma tornando indietro nel tempo. Io leggendo il libro mi sono immersa completamente in quella Vienna lì, che tra l'altro come triestina amo, come tanti triestini amo. E poi mi è piaciuto tantissimo il personaggio principale. Maria in realtà cresce nel corso della storia, c'è un'evoluzione e forse è anche un po' molto più definita anche come persona di quello che ci si potrebbe immaginare. E poi devo dire che c'è anche un occhio così storicamente molto corretto, un po' femminista, nel senso che viene giustamente sottolineato come Marie sia sempre stata considerata in quanto donna una persona da tenere ai margini, a cui attribuire i ruoli più umilianti. In fin dei conti, lei ha dei fratelli, quando stava nella fattoria, aveva dei fratelli che dialogavano con il padre, che avevano un certo ruolo, mentre lei veniva sempre, era un po' la Cenerentola, no? È soltanto una vecchia nonna ormai uscita dalle logiche sociali, no? Che infatti il padre di Marie considera un po' pazza, la cura, la sostiene, la incita a studiare. Quindi anche questo è un aspetto Poi interessante. è molto interessante vedere la figura della donna nella campagna da cui lei proviene e poi nel momento in cui arriva in città c'è un altro modo di considerare le donne. Lei osserva molto attentamente, osserva la padrona di casa, come si comporta con suo marito e come suo marito si comporta con lei, osserva le donne che compongono il nucleo della servitù e che sono le sue amiche.
E lei si fa un'idea, perché è una ragazza intelligente che ha avuto occasione, grazie a questa nonna, stata supportata nell'imparare a leggere e a scrivere, e quindi guarda con curiosità, interesse e intelligenza a queste donne e cerca anche di assomigliare. È una che non crede di avere tutte le risposte, si fa consigliare, vuole capire come muoversi. È un personaggio affascinante. Senza dubbio. Sì. E poi comunque anche il fatto che una parte della storia riguardi una libreria aggiunge un elemento ulteriore, no? Che nasce proprio anche dal vissuto di Petra, in fondo, certo. No? La libreria sono il suo pane. Yeah, ma io volevo anche chiedere a Giuliana, che non vedo soltanto in veste di abilissima traduttrice di questa sera, ma anche di traduttrice del libro, qual è stata la sua impressione lavorandoci sopra? Beh, per me è stato bellissimo immergermi in quell'epoca anche lavorando sulla lingua, perché alla fine il lavoro del traduttore è quello, e ti aiuta moltissimo se l'autore riesce a ricreare delle atmosfere, non soltanto con le parole, ma anche visivamente, insomma è molto cinematografica Petra, quindi hai la sensazione di entrare con tutti i sensi nella Vienna di 100 anni fa, quindi dipinge davvero delle scene in maniera tale che tu ti senti davvero trasportato in quell'epoca, senti la neve scricchiolare sotto gli scarponi, senti i profumi del mercatino di Natale, insomma sono tutti elementi che aiutano poi ad astrarsi anche magari dalla contingenza, dal mondo in cui ci si trova magari in quel momento a tradurre, per esempio io su un isolotto del Mediterraneo d'estate, quando poi il libro è ambientato a Vienna d'inverno con la neve, quindi mi è piaciuta molto questa capacità di farti davvero immedesimare nei personaggi e nella scena che descrive. E appunto una lingua molto bella, ci sono molti termini desueti adatti ovviamente all'epoca, e quel sapore un po' retro viene trasportato non soltanto dalla storia, da questa favola così di 100 anni fa, ma fortemente anche dalla lingua che la regge, da questa struttura che porta un po' tutto il romanzo. Sì, vedo che è tornata Petra nel frattempo, quindi mi fa anche piacere continuare a dialogarle con lei. Sì. Sì, io non so bene, probabilmente stava finendo un discorso che ci siamo un po' persi, perché a un certo punto siete scomparse. Sind wieder da? Du kannst jetzt. Wir sind wieder da, könnt ihr mich hören? Siamo tornate, eccoci qui. Kurzen Internetausfall, aber jetzt hoffentlich geht's wieder. So, ich wollte noch ganz kurz erzählen zur Entstehungsgeschichte. Also dann hatte ich die Idee, dass ich Arthur Schnitzler da irgendwie reinpacke, und plötzlich hatte ich richtig Lust, so ein Buch zu schreiben und das Gefühl, ich kann alles machen. Ich kann es ganz neu aufsetzen, ich kann es völlig neu erfinden. Und dann war mir aber relativ schnell klar, ich möchte nicht ein Buch über Arthur Schnitzler schreiben, weil es gibt so viele Bücher über Arthur Schnitzler und vor allem so viele Experten über Arthur Schnitzler, dass ich, auf Deutsch würde man sagen, dass ich mir diesen Schuh nicht anziehen wollte. Also, dass ich sozusagen nicht jetzt der neue Schnitzler-Experte sein will, sondern ich habe mir gedacht, okay, ich suche mir jemanden, der mit dem Schnitzler was zu tun hat. Und bei mir ist Arthur Schnitzler mehr oder weniger wie eine Tapete, vor der das Leben dieses Kindermädchens sich abspielt. Allora, la breve interruzione è stata dovuta banalmente a una disconnessione di internet, adesso ci risiamo e riprendiamo il filo del discorso di prima, ossia chiederci come è nato questo libro. Schnitzler a un certo punto, per un motivo o per un altro, è entrato prepotentemente insomma, nei miei pensieri, ed era chiaro che avrei incentrato la storia, avrei ambientato la storia dedicando attenzione a questa figura. Ma è stato anche subito chiaro che non sarebbe stato lui il protagonista della mia vicenda, perché il mondo insomma, è pieno di addetti ai lavori, di esperti, di Arthur Schnitzler, e sicuramente non sarei stata la persona più adatta a descrivere, mettere in luce alcuni aspetti della sua vita. Ho utilizzato Schnitzler quasi come, e il mondo, la sua famiglia, come sfondo, come cornice davanti alla quale far sfilare poi altri personaggi.
Ja, und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich quasi eine Geschichte von unten schreiben werde, weil das ist das, was mich eigentlich immer interessiert hat. Ich habe ja auch Geschichte studiert und für mich war immer die Geschichte der kleinen Leute eigentlich das Interessante. Das hat auch irgendjemand mal das Buch als Downtown Abbey auf Wienerisch bezeichnet. Das ist natürlich ein großes Kompliment, also quasi die Geschichte eines berühmten Schriftstellers in dieser wichtigen Zeit aus der Perspektive des Kinderzimmers und der Küche. Das war sozusagen mein Anliegen. Und während dem Schreiben sind mir immer wieder Erzählungen meiner Großmutter eingefallen, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist in Oberösterreich und dann auch mit 14 da weg musste, weil sie auf einen anderen Bauernhof quasi verkauft worden ist. Das ist dann während des Schreibens, ist mir eigentlich diese Geschichte immer eingefallen. Und ich habe mir immer gedacht, was wäre, wenn die Großmutter damals in die Stadt gegangen wäre? Sie ist nicht in die Stadt gegangen, was wäre passiert? Und dann ist sozusagen die Fantasie losgegangen bei mir. E ho voluto quindi cominciare a descrivere una storia dal basso, che alla fine è la prospettiva che mi ha sempre interessato di più. Ho studiato storia in passato, insomma, ho sempre avuto l'interesse a illuminare, a vedere meglio qual è la storia degli umili, di quelli dimenticati dalla grande storia. Qualcuno ha descritto in una recensione il mio libro come la Downton Abbey, una Downton Abbey in salsa viennese, e lo ritengo un complimento perché vuol dire che dalla stanza, dall'umile stanzetta di questa bambinaia e dai dialoghi con la governante in cucina, si riesce comunque ad avere una prospettiva diversa sul mondo di quel tempo. Un altro aspetto che è confluito poi nella stesura del romanzo, sono stati i racconti di mia nonna. I racconti d'infanzia di mia nonna. A 14 anni, lei che era cresciuta in Alta Austria, è stata per così dire quasi venduta o ceduta a una fattoria confinante come lavorante. E quindi ho incominciato a chiedermi a volte cosa sarebbe successo se mia nonna, da ragazzina all'epoca, si fosse recata a Vienna, nella grande città, cosa sarebbe accaduto, che incontri avrebbe fatto. E quindi questo ha dato il là poi a un plot all'interno della storia. Ja, und dann habe ich zu schreiben begonnen mit dem ersten Satz und bin das sehr naiv angegangen. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe die Geschichte im Kopf, ich fange jetzt einfach an zu schreiben und fange an mit einer Szene, wo die Marie in der Früh aufsteht, im Haus von Arthur Schnitzler in der Sternwartestraße, draußen schneit es ist früh morgens. Und dann habe ich mal begonnen nachzudenken. Okay, es ist 1910. Wie steht die auf? Wo schläft die in diesem Haus? Was zieht sie an? Gibt es elektrisches Licht? Hat jemand eingeheizt? Wie ist es überhaupt 1910? Also ich hab naiv begonnen, aber dachte, ich setze mich jetzt einfach hin und schreibe diese Geschichte auf und bin dann quasi im ersten Kapitel oder eigentlich in den ersten drei Sätzen draufgekommen, dass das so überhaupt nicht funktioniert und habe dann mal einen Monat nur recherchiert. Ich habe einfach einen Monat lang nur recherchiert und habe alles aufgeschrieben zu dieser Zeit, bis ich dann überhaupt weiterschreiben konnte. All'inizio ho cominciato a scrivere di getto, è nata la prima frase, poi il primo capitolo e l'approccio è stato forse, lo ammetto oggi, un po' ingenuo, un po' naif. Pensavo di avere in mente tutta la storia e semplicemente di poterla scrivere, buttare giù. Ho cominciato col descrivere questa giovane bambinaia, Marie, nella Sternwartestraße nel 1910 o giù di lì. Però subito poi sono sorte le prime domande: dove dorme, cosa indossa, c'era la luce elettrica a quel tempo, come si riscaldava una casa? E man mano con tutte queste domande è nata l'esigenza di una ricerca, di un approfondimento. E quindi mi sono bruscamente anche fermata per un mese, per più di un mese di ricerche approfondite, per poi ritornare sul lavoro. Bin wieder da. Also, ich wollte jetzt eine ganz kleine Anekdote erzählen, weil wie wir heute fertig waren in der anderen Buchhandlung mit der Arbeit und ich nach Hause gefahren bin, es hat geschneit und wirklich in große weiße Flocke vor der Buchhandlung. Das heißt, es hat wirklich so diese Straße und die Buchhandlung so ausgeschaut wie auf dem
Cover des Buches und ich fand das wirklich irgendwie ein sehr gutes Zeichen, weil ich finde das Cover wirklich sehr gut ausgewählt, was die Stimmung des Buches betrifft. Beh, io vorrei aggiungere un piccolo aneddoto, vorrei insomma raccontarvi di quando stamattina, o anzi stasera, dopo il lavoro nell'altra libreria, insomma, sono venuta qui e nevicava e tutte le strade di Vienna avevano esattamente questo aspetto, l'aspetto della copertina del libro, della cover. Quindi volevo sì, cogliere l'occasione anche per complimentarmi per la scelta, perché è esattamente quella sensazione della Vienna nevata che si ha quando si cammina per le strade qui adesso e magari anche allora. Und das, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich sehr, sehr froh bin, dass die Loriana, also die Buchhändlerin vom Antico Café San Marco, da ist, weil die war die erste, wo die Petra ihr Buch über die Buchhandlung präsentieren durfte letztes Jahr. Und das war für uns wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Und genau der Loriana möchte ich das Wort weitergeben, damit sie auch ein paar Fragen stellen kann. Beh, vorrei anche esprimere la mia gioia nel vedere qui Loriana, perché lei, in quanto titolare della libreria Antico Caffè San Marco, perché è stata lei la prima ad invitarci durante la tournée letteraria dello scorso anno a Trieste. Quindi è stata un'occasione bellissima e colgo l'occasione per, insomma, darle la parola e invitarla a porre qualche domanda. Ciao Silvia, ciao Petra, ben ritrovate. In questo libro c'è una libreria che non è molto diversa dalle librerie che viviamo ogni giorno, nel senso con gli stessi problemi, lo spazio, l'ordine, con questi librai che conoscono i singoli clienti, sanno cosa vogliono, sono appassionati del proprio lavoro. E i libri ci sono dappertutto, in questo libro tutti leggono ed è bellissimo, i bambini passano il loro tempo principalmente leggendo, ogni momento libero è dedicato alla lettura. E poi mi è piaciuto tanto anche questo fatto nel momento in cui questa piccola libreria si trova a dover leggere della grande ristrutturazione che farà la libreria del centro. E quindi, così come adesso ci sono questi grandi supermarket del libro che in qualche maniera così sono dei concorrenti temibili per una libreria, questo succedeva anche nella Vienna inizio secolo. E loro invece portano avanti il loro lavoro con passione e dicono che non si preoccupano del fatto che ci sarà questo grande negozio, loro continuano a fare il loro lavoro con passione. È questo che volevi raccontarci, Petra, cioè che inevitabilmente questo è un lavoro che si fa solo con grande passione? Ja, das ist total interessant, was du fragst, weil ich habe diese Geschichte mit dieser großen Buchhandlung und der Konkurrenz wirklich bei der Recherche rausgefunden und ich bin draufgekommen, dass sich Buchhandel in 100 Jahren nicht wahnsinnig viel verändert hat. Die hatten damals die gleichen Probleme, wie wir sie jetzt haben. Die hatten halt kein Amazon und die hatten kein Internet, aber die hatten sozusagen genau die gleichen Probleme. Die Bücher sind zu billig, die Bücher sind zu schlecht. Die großen Buchhändler in der Stadt haben viel mehr Werbemöglichkeiten, also die graben uns das Wasser ab. Also das sind quasi recherchierte Probleme der Buchhändler vor 100 Jahren. Und das fand ich so interessant, dass ich mir gedacht habe, das muss man natürlich reinschreiben in so ein Buch. Sì, hai perfettamente ragione. La storia si ripete da questo punto di vista, nel senso che questa storia della grande libreria concorrente della piccola libreria dove si svolge parte del romanzo è in effetti un fatto vero, insomma, è esistita davvero e la pubblicità che hanno fatto in grande stile 100 anni fa ha davvero poi messo in difficoltà alcune delle piccole librerie e questo è il risultato di una ricerca che ho condotto per prepararmi alla stesura del libro.
probabilmente i problemi riscontrati allora sono gli stessi che abbiamo anche noi piccoli librai oggi, più di 100 anni dopo. Sì, certo, allora non c'era Amazon, non c'era internet, ma i problemi gira e rigira sono alla fine sempre gli stessi. La grande libreria in centro ha sicuramente più visibilità, più occasione, più di attrarre clientela rispetto ai piccoli che devono poi farsi valere invece in altro modo. Und was ich halt besonders spannend fand, und das war so reizvoll, ich wollte beschreiben, einerseits natürlich hast du dieses Kindermädchen, die natürlich auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und nicht belesen ist. Das heißt, die hat in ihrem Leben genau 3 Bücher gelesen und geht auch nicht in eine Buchhandlung so selbstverständlich, wie unsere Jugendlichen das heutzutage machen. Die lernt den Buchhändler kennen, das heißt, sie muss sozusagen ans Lesen herangezogen werden, aber gleichzeitig hast du diesen kleinen Buchhändler, wo Arthur Schnitzler Kunde ist. Also dieses Dreieck fand ich so interessant. Das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn zu Loriana in die Buchhandlung Umberto Eco reinkommt und sagt, guten Tag, mein Name ist Eco, ich habe ein Buch bestellt. Also da würde ja jeder Buchhändler Herzklopfen bekommen, wenn berühmte Autoren bei ihnen einkaufen. Und quasi dieses Dreieck fand ich so lustig und so faszinierend auch zu beschreiben, dieses Dreieck der Literatur. Quello che mi è piaciuto descrivere in particolare è stato una sorta di triangolo anche tra vari personaggi. La bambinaia da una parte, Marie la protagonista che cresce appunto in una fattoria e avrà letto, sì e no, 3 libri prima dei fatti narrati. Dall'altra parte proprio lei deve mettere piede in una libreria per ordinare un libro per il suo datore di lavoro, vi incontra un giovane libraio e quindi in qualche modo viene anche educata alla letteratura, si avvicina sempre di più al libro e alla letteratura in generale. Infine, il terzo lato, possiamo dire, di questo triangolo è rappresentato proprio da Schnitzler, dal grande scrittore, e che naturalmente suscita una grande emozione nel libraio. Immagina un po', Loriana, se fosse venuto Umberto Eco nella tua libreria e avesse ordinato un libro da te, insomma, il batticuore sicuramente ci sarebbe stato. E quindi è una cosa che ritorna anche per noi librai, insomma, è sempre un'emozione nuova e mi piaceva esplorare un po', scandagliare questa sensazione, questa esperienza particolare che si prova e prova e lascio provare al giovane libraio del libro. Sì, e poi questo personaggio di Marie, bellissimo, che mi è piaciuto tantissimo, e come dicevo prima quando tu non eri in linea, che è una donna intelligente, che cresce nel corso del tempo, curiosa, che si guarda attorno, che capisce le differenze dal mondo da cui proviene al mondo in cui è arrivata. Ed è bellissimo anche questo, come dicevi tu poco innanzi, questo regalo che il giovane libraio le fa, questo libro per lei diventa un aprirsi a un mondo completamente nuovo, che poi quello che deve essere, penso, la libreria, soprattutto indipendente, che deve essere un modo di proporre tanti mondi, noi li mettiamo lì, li suggeriamo a chi entra nelle nostre librerie. Sei d'accordo? Ob du einverstanden bist. Ja, ich hoffe sehr, dass unsere Buchhandlungen, also solche Buchhandlungen wie du hast oder auch wie wir haben, auch so Leuten wie Marie die Möglichkeit geben würde, die Literatur zu entdecken, weil ich wollte immer eine niederschwellige Buchhandlung haben, also eine Buchhandlung, wo man keine Berührungsängste hat. Ich möchte gerne eine Buchhandlung haben, wo auch Marie, obwohl sie nicht gebildet ist und nicht weiß, wie man ein Buch kauft, in der Marie sich reintraut und sagt, ich möchte gerne das lesen, bitte empfehlen Sie mir was. Also das habe ich mir immer so vorgestellt. Und ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass wir solche Buchhandlungen haben, oder ich hoffe zumindest, dass wir solche Buchhandlungen haben, wo die Berührungsängste auch von einfachen Leuten wie die Marie nicht vorhanden sind. Sì, è così. Anche nella mia libreria ho sempre avuto in mente, e immagino che sia così anche per te,
una Marie che un giorno magari apre la porta della libreria, entra e chiede di essere consigliata per il suo primo libro o incoraggiata a scoprire la grande letteratura. E ho cercato di descrivere una piccola libreria dove non ci sono, che non si chiude in una torre d'avorio che si apre a tutti, dove non ci sono timori reverenziali, non ci sono imbarazzi di sorte, dove l'accesso al libro è qualcosa che viene offerto con grande piacere dal libraio. E diciamo che sono anche un pochino orgogliosa di quello che siamo riusciti a fare qui da noi, o almeno lo spero, come penso sia il caso da te, no? Certo, certo. Mi è piaciuto tantissimo come hai fatto finire il libro, nel senso che con quella frase che non diremo, vi lasceremo a chi leggerà il libro il piacere di ritrovarla, c'è proprio tutta la descrizione di questo bellissimo personaggio femminile, poi l'altro protagonista è sicuramente questa città e questo è il teatro anche, la gente in questo libro ama il teatro, va a teatro. È una Vienna ricca di spunti, di sollecitazioni culturali, che sembra anche aperta, una cultura aperta a tutti. È stata una mia impressione o era proprio così? Quel Leben, okay. So was Wien damals und das hast du gut beschrieben. Ja, das ist lustig, weil wenn ich darüber nachdenke, ist ja meine Position nicht mehr jetzt, weil ich bin ja auch schon älter, aber als ich mit 18 als Studentin nach Wien gekommen bin, war ich durchaus eher in der Position von Marie. Also ich habe auch mal als Kindermädchen für eine reiche Familie gearbeitet. Ich hatte überhaupt kein Geld und ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal im Burgtheater war und wirklich da gesessen bin und mir gedacht habe, Wahnsinn, was ist das für eine Welt? Und jetzt bin ich da. Und ich glaube, das hat sich nicht wahnsinnig verändert für die Marie. Und die merkt natürlich schon, in welchem Haushalt sie da arbeitet. Und es gibt ja auch eine kleine Szene, wo sie dann im Arbeitszimmer vom Schnitzler mal ein bisschen in diese Manuskripte reinschaut und so. Und ich kann mir das so wahnsinnig gut vorstellen. Ich glaube, dass wenn ich jetzt Kindermädchen oder Putzfrau wäre bei einem berühmten Dichter, dann wäre ich natürlich auch total ergriffen. Und das war mir irgendwie wichtig, das einzufangen. Sì, per me è stato molto divertente riuscire a descrivere la curiosità anche risvegliata in questa giovane ragazza, in questa donna che a 18 anni appunto va in una grande città. E forse in maniera non del tutto dissimile è quello un po' quello che è successo anche a me per certi versi, nel senso che a 18 anni ero squattrinata, sono andata a vivere a Vienna, ho lavorato per un po' come bambinaia e sono andata per la prima volta al Burgtheater, rimanendone profondamente colpita e impressionata. E ho voluto descrivere anche la scena in cui Marie si aggira con fare un po' furtivo nella stanza da lavoro di Schnitzler, da uno sguardo ai manoscritti in corso d'opera. E, mi è piaciuto calarmi nei panni di una giovane appunto domestica o bambinaia in questo caso che è mossa anche da una viva curiosità e che scopre un mondo a lei sconosciuto fino a quel momento. Ecco, se posso. Ecco, io trovo molto bello che il punto di partenza, cioè racconta una storia che abbia come soggetto il Natale, no? Diventi un romanzo ambientato nella Vienna del 1910 e che soprattutto contiene una storia di emancipazione, perché questo è il dato più rilevante, no? La situazione in cui Marie si trova quando vive nella sua fattoria o quando compie le prime esperienze di lavoro è veramente drammatica, cioè non soltanto viene a lei vengono affidati lavori più umili, ma viene proprio umiliata in quanto donna, no? E l'arrivo in città, il contesto diverso, una famiglia che l'accoglie, anche la sua apertura, il suo desiderio di migliorare, di fatto disegna poi l'incontro con il libraio, quindi con il libro. Disegna proprio un percorso di emancipazione molto, 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 molto bello, no? E penso che sia ancora molto attuale questo discorso e per una donna e anche per tante persone, indipendentemente dal sesso, no? Che proprio attraverso il contatto con la cultura, attraverso il libro, possono
possono crescere, possono forse anche riscattarsi da delle situazioni di emarginazione, di minorità in cui si trovano, no? Quindi, insomma, mi sembra risuonare un messaggio natalizio nel senso più alto del termine, quindi non c'è soltanto, e ci piace che ci sia, il Natale, i mercatini, la neve, cioè tutti questi elementi che comunque contribuiscono a creare la magia del Natale. Ma è anche bello questo messaggio più forte, più umano, no? Di una giovane donna che dall'emarginazione arriva, insomma, in qualche modo a crescere, a realizzare se stessa. Io penso che Petra abbia voluto anche sottolineare come donna questa storia, o sbaglio? Hallo? Ja, ich bin wieder da. Ja, es ist, also ich könnte, glaube ich, nichts anderes schreiben, weil, wie gesagt, es ist auch, obwohl es 100 Jahre her ist, auch immer so ein bisschen meine Geschichte. Es war schön, so eine Geschichte zu schreiben und sich an seine eigene Großmutter zu erinnern, aber auch an seine zu überlegen, was wäre, wenn. Jetzt, wo Ezio sagt, das Ganze ist sozusagen dramatisch, muss ich ihm nur empfehlen, die nächsten Bände noch zu lesen. Ich habe jetzt gerade, es ist eine Reihe dann daraus geworden, also es gibt inzwischen 3, die sind auf Deutsch erschienen, und den 4. habe ich jetzt gerade abgegeben bei meiner deutschen Verlegerin, und die hat mich dann nach einer Woche angerufen und hat gesagt, oh mein Gott, ich musste so schrecklich weinen, es ist so dramatisch, was hier passiert, also bitte, lieber Ezio, ich hoffe, du weinst dann nicht. Ja, ich finde es schön, ein bisschen Gefühl reinzubringen, ohne dass es halt total kitschig ist. Das finde ich immer wichtig bei Büchern. Es muss das Herz dabei sein, aber es darf natürlich nicht komplett kitschig sein. Sì, in quanto donna non avrei potuto scrivere nulla di diverso, insomma, cercando di proiettarmi 100 anni fa e cercando anche di far entrare nel racconto quanto mi ha insegnato anche mia nonna, per esempio. Questo è un aspetto molto forte. Ezio, tu hai menzionato il sentimento, ma anche gli eventi drammatici che vive la protagonista, non, per certi versi. Volevo ricordarti che non è soltanto un libro singolo, ma è l'inizio di una trilogia che poi si è trasformata in, diciamo, nella prima puntata di 4 libri. Adesso sono 3 quelli già usciti in tedesco e il 4 l'ho appena consegnato alla casa editrice. E la mia editrice tedesca, nel leggerlo, mi ha telefonato la scorsa settimana e mi ha detto: guarda, ho pianto parecchio, ho pianto tanto, quindi volevo metterti in guardia, insomma, non versare troppe lacrime quando leggerai quest'ultimo libro della serie. E, beh, a parte questo, ho cercato ovviamente di non eccedere con il kitsch, l'ho usato solo con il contagocce, ma per esprimere valori e concetti più alti e diversi, sì. Ma noi con questo libro ci stiamo soltanto scaldando i muscoli, come si dice, no? Quindi siamo pronti anche a pubblicare i successivi. Io ho visto però che c'è una domanda nella chat di uno dei nostri ascoltatori che chiede quali fonti Petra ha utilizzato per ricostruire il mondo di Schnitzler. Biografie o altro, una curiosità un po' più tecnica, diciamo. Ja, es ist, ich habe mir nicht, ich hatte dann wirklich das Glück, dass ich mir Arthur Schnitzler ausgesucht habe, weil Arthur Schnitzler hat nicht nur wahnsinnig tolle Bücher und Theaterstücke geschrieben, der hat auch sehr, sehr akribisch Tagebuch geschrieben. Der hat jeden Tag Tagebuch geschrieben, die sind auch auf alle auf Deutsch erschienen in einem kleinen akademischen Verlag. Die habe ich mir natürlich alle bestellt und dann habe ich die Tage in der Zeit, in der mein Buch spielt, akribisch gelesen. Und in diesen Tagebüchern können Sie alles nachlesen, was dieser Schnitzler gemacht hat. Er wird Ihnen dadurch nicht wirklich sympathischer, weil er war, glaube ich, kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Er war ein Hypochonder, er hatte ständig Verdauungsprobleme, er hat mit seiner Frau gestritten. Das kann man alles in diesen Tagebüchern nachlesen. Das heißt, das war eine unerschöpfliche Quelle. Erstens diese Tagebücher,
gebe ich der Juliana kurz die Gelegenheit zu übersetzen und dann mache ich noch einen zweiten Teil. Sì, per rispondere alla domanda, sono stata fortunata ad aver scelto Schnitzler perché oltre ad essere stato un autore molto molto prolifico come per quanto riguarda la letteratura, i libri e le opere teatrali, è stato anche, ha tenuto un diario in maniera certosina. Ogni giorno annotava esattamente ciò che faceva e quindi ho avuto accesso ai suoi diari editi pubblicati da una piccola casa editrice accademica e sono andata a spulciare esattamente i giorni in cui è ambientato il nostro romanzo. E quindi ho potuto vedere esattamente per tutte quelle singole giornate cosa ha fatto Arthur Schnitzler, cosa ci racconta. Non è che da questa lettura gli esca come una figura più simpatica, non ce lo rende più simpatico la lettura del suo diario. Parla molto dei suoi problemi di digestione, dei litigi con la moglie, è un filo ipocondriaco, ma ad ogni modo questi diari sono stati una fonte inesauribile per me per accedere a materiale, diciamo, di prima mano, per così dire. E poi c'è un secondo aspetto che adesso metterò in luce. Ein. Jetzt, Entschuldigung. Also die zweite Recherchearbeit war, ich habe natürlich ganz viele Schnitzler-Dramen gelesen. Ich bin dann die ganze Zeit mit diesen kleinen Reklambüchern rumgelaufen und habe Schnitzler-Dramen gelesen und dann habe ich einfach Zeitungsarchive durchforstet. Also ich habe einfach Zeitungsarchive gelesen und zwar eher nicht den Politikteil, sondern den Chronikteil. Da findet man unglaublich viel von dramatischen Geschichten der einfachen Leute, von Anzeigen, was hat was gekostet, was ist passiert, wo ist eine Straßenbahn entgleist, wer hat wen umgebracht. Also diese ganzen Zeitungschroniken, da habe ich unglaublich viel gefunden. Und mein Mann, der ein sehr großes Buchwissen hat, der musste immer recherchieren, wann sind welche Bücher erschienen, also welches Buch könnten Sie gerade gelesen haben. Ja, ich habe einfach alle Quellen angezapft, die ich gefunden habe. Sì, oltre al diario, un'altra fonte sono state le emeroteche, gli archivi di giornali dell'epoca, dai quali ho tratto spunto soprattutto per la parte della cronaca, anche la nera, non tanto gli aspetti politici, più gli annunci, i racconti appunto di cronaca sul deragliamento per esempio di un tram, sugli omicidi, tutte queste vicende che hanno in qualche modo un impatto un po' più diretto sulla vita della gente semplice, della gente umile. Mio marito in più mi ha coadiuvato perché è un esperto di letteratura tout court e quindi ha controllato tutte le date dei libri pubblicati in quel periodo e quindi abbiamo immaginato un po' insieme quali possono essere state le letture dei personaggi in quegli anni. Ecco, ho visto nella chat che qualcheduno dice: ah, sarebbe bello poter vedere le librerie che sono protagoniste in qualche modo di questo incontro, quindi la libreria di Petra, la libreria di Loriana. Ma Petra credo che non sia in libreria. Come mai non è in libreria anche se sono soltanto le 10 meno 10? Deswegen nicht in der Buchhandlung. Also wenn ich jetzt nicht mit euch hier so schön chatten würde, wäre ich in der Buchhandlung und würde arbeiten. Ich habe jetzt eigentlich jeden Tag bis Mitternacht gearbeitet. Ich bin deswegen nicht in der Buchhandlung, weil mein Mann mir es verboten hat, weil er jetzt gerade das Abholfach neu einräumt für morgen. Das heißt, wir hatten ja in Österreich jetzt einen dreiwöchigen Lockdown, der dann quasi direkt ins Weihnachtsgeschäft übergegangen ist. Das heißt, wir haben einen gewissen Rückstau an Bestellungen und sind einfach Tag und Nacht am Arbeiten. Und wenn ich jetzt in der Buchhandlung sitzen würde mit Silvia, dann würde ständig mein Mann hinten durchs Bild rennen, der irgendwelche Bücher von A nach B räumt. Und ich glaube, dann wären wir nicht so konzentriert. Aber ich kann gerne einen Schwenk durch meine Wohnung machen. Also hier stehen ungefähr so viele Bücher wie in der Buchhandlung. Das ist jetzt nur ein Zimmer. Und ja, Juliane, erklär mal, was ich hier mache. Allora, Petra ha inquadrato il suo salotto perché è appunto lì che si svolge la conversazione, non nella sua libreria. Perché?
perché altrimenti ci sarebbe suo marito che andrebbe avanti e indietro a portare scatoloni di libri, a riordinare qualcosa. Bisogna spiegare, dare un po' di contesto e dire che in Austria, l'Austria ha trascorso 3 settimane di lockdown piuttosto rigido e adesso siamo passati di punto in bianco nella fase di riapertura e nelle settimane prenatalizie, dove, come è noto, insomma, nelle quali, come si sa, l'attività ferve. E, si lavora di solito fino a mezzanotte a riordinare lo scaffale dei ritiri, l'inventario, i pacchetti, e quindi sicuramente non saremo state così concentrate come nella nostra libreria. Per quanto mi riguarda, invece, io avrei voluto fare questo intervento direttamente dalla libreria. Però noi abbiamo un coprifuoco e quindi non avrei avuto il tempo per rientrare a casa, però posso mostrarvi delle foto. Certo, volentieri. Ecco, queste sono le foto del caffè. Quella che vedete in fondo è l'ala che è stata poi destinata alla libreria. Questa è la libreria vista dall'altro lato, questa è la sezione di filosofia e questo è visto ancora dalla mia postazione in fondo. Ecco, questa è l'altra parte di letteratura. Ecco, questa è la libreria dell'antico caffè San Marco. Prego. Ormai sono due mete da non mancare. Se si va a Vienna c'è la libreria di Petra e se si va a Trieste c'è la libreria dell'antico caffè San Marco. Però ho letto in chat un'altra domanda, e cioè qualcuno dice: ma visto che si tratta di una serie di libri, di 4 libri, la libreria resta centrale? Continueremo a trovarla nella narrazione? Perché questo credo che piacerebbe molto a chi legge. Naja, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil sonst wird es ja nicht mehr interessant, aber natürlich bleibt die Buchhandlung im Zentrum. Ich glaube, ich kann gar keine Bücher schreiben, ohne dass eine Buchhandlung eine wichtige Rolle spielt. Und es ist ja im ersten Band eine zarte Liebesgeschichte zwischen Marie und Oskar, die natürlich im zweiten Band etwas ausgebaut wird, und deswegen wird die Buchhandlung natürlich auch wichtiger. Wie gesagt, eigentlich ist die Buchhandlung fast wichtiger als Arthur Schnitzler. Alle hängen sich immer an Arthur Schnitzler auf, aber eigentlich ist natürlich die Buchhandlung die Hauptperson in diesem Buch. Aber wenn das für den Verkauf gut ist, dass Arthur Schnitzler draufsteht, dann machen wir Arthur Schnitzler. No problem. Beh, non voglio svelare, non posso svelare troppo in questa occasione, ma sì, la risposta è affermativa. Di sicuro la libreria resta protagonista, è quasi più forte di me. Questa prima storia, questo primo racconto descrive la storia d'amore molto delicata, così in nuce, tra Marie e Oscar, e la libreria è importante. Nella seconda puntata la libreria diventerà ancora più importante man mano che si approfondisce questo rapporto, questa relazione tra Marie e Oscar. E, quasi non riuscirei a scrivere un romanzo che non abbia come protagonista una libreria. Addirittura in questo caso la libreria, oserei dire, più importante come personaggio, come figura rispetto ad Arthur Schnitzler. Però se può servire a far aumentare le vendite, diciamo che il protagonista è Schnitzler, ma in realtà sono sempre comunque libri che sono il cemento, il collante di tutte le storie. Io volevo raccontare solo un piccolo aneddoto, una cosa che è successa proprio in questi giorni. Noi siamo legati a una piattaforma che permette ai clienti di ordinare nella propria libreria un libro e farlo consegnare a chi lo desideri. E pensavo al fatto, appunto, ad Oscar che regala questo libro per mandare un messaggio d'amore a Marie, e proprio l'altro giorno è capitato che qualcuno ci abbia chiesto di portare un libro a domicilio, e in questo libro ci ha chiesto di mettere un messaggio di affetto, di amore nel comfort. Io pensavo che in questa era ipertecnologica c'è ancora chi sceglie il libro
per portare il proprio messaggio d'amore ad altre persone. Quindi è stata una casualità, però proprio è successo proprio in questi giorni mentre rileggevo il libro di Petra. Ecco, io, visto che ormai il nostro tempo sta terminando, volevo chiudere su una domanda un po' politica che rivolgo sia a Petra che a Loriana. In questi mesi difficili, con un lungo lockdown in primavera, un lockdown più breve, ma comunque insomma pesante anche adesso, io ho visto crescere molto la quota delle vendite online e in particolare attraverso Amazon. Allora, la libreria indipendente, che per me resta un presidio essenzialissimo della cultura del libro e della cultura in generale, come si sta difendendo? Lo chiederei prima a Petra e poi a Loriana. Ja, dann beginne ich vielleicht mal, das, ihr seht das vielleicht auch an meinen Augenringen und an meinem müden Gesicht, dass wir natürlich gezwungenermaßen voll in den Online-Handel eingestiegen sind. Also wir haben ja auch eine Webseite und wir haben relativ viel Werbung und dank meiner Popularität ist auch sozusagen der Name der Buchhandlung in Österreich sehr bekannt. Das heißt, wir haben im Grunde unseren Umsatz mehr oder weniger online gemacht, was natürlich dreimal so viel Arbeit ist und nur die Hälfte des Gewinns ist. Also das heißt jetzt nicht, dass alles toll ist, aber wir haben irgendwie zumindest geschafft, Umsatz zu lukrieren und nicht alles den großen Online-Händlern zu überlassen. Es ist wahnsinnig anstrengend. Es macht keinen Spaß, Bücher zu verpacken den ganzen Tag. Ich würde lieber Bücher erzählen den ganzen Tag. Wir hoffen alle, dass dieses Jahr bald vorbei ist und dass wir wieder unseren normalen Job machen können. Aber wir haben es durch fleißige Arbeit und durch sozusagen das Mithelfen aller Mitarbeiterinnen irgendwie geschafft, dieses Jahr zu retten. La risposta un po' ve la possono dare anche le mie occhiaie e la mia aria un po' stanca di questi giorni. Diciamo che siamo stati costretti a lavorare full time online, sempre tramite il nostro sito internet. Per fortuna c'è una discreta popolarità grazie anche ai libri che ho scritto e quindi l'attività non è scomparsa del tutto. Ma però detto che il lavoro è stato triplicato a fronte di un fatturato più o meno dimezzato. Siamo però riusciti in qualche modo a restare un baluardo, a non farci erodere tutti i margini dalla grande distribuzione e a riuscire a tenere il passo in qualche modo. Di sicuro è più stancante, anche molto meno appagante, imballare libri tutto il giorno anziché parlare dei libri, raccontarli, consigliarli. Quindi in sostanza sì, ci auguriamo tutti che questo anno terribile volga presto al termine e che con il lavoro, la collaborazione di tutti i nostri collaboratori riusciamo in qualche modo anche a salvare il mondo della libreria come luogo fisico. Per quanto mi riguarda, sì, il lockdown è stato molto molto pesante e noi poi lo abbiamo prolungato perché ci sono stati anche dei lavori di ristrutturazione che erano necessari. Quando abbiamo aperto a luglio io ero molto timorosa. Devo dire che invece abbiamo iniziato a lavorare come se fossimo a Natale, letteralmente, nel senso con gli stessi numeri e ho visto in realtà parliamo sempre di una libreria che è un luogo un po' particolare, in un contesto anche particolare, però insomma la libreria ha lavorato di per se stessa e ho visto che in realtà c'era un grande desiderio di tornare nella libreria fisica. Ho anche rivisto persone che forse si erano un po' allontanate, c'era il bisogno di ritrovare anche un luogo fisico di comunione con gli altri, con tutti i limiti che ci impone ovviamente questa pandemia. E, è ovvio che abbiamo perso e quindi ci siamo anche noi ovviamente reinventati attraverso l'uso del digitale, con le consegne a domicilio. Adesso sta nascendo questo book dealer che aiuta moltissimo le librerie indipendenti e quindi fa sì che il cliente invece di andare su Amazon scelga la propria libreria e la libreria apre a un bacino d'utenza un po' più ampio. E sicuramente insomma ci vorrà un po' prima di tornare ai nostri numeri, ai numeri a cui siamo abituati e
ci bisogna lavorare di più, con più attenzione al cliente e continuare a farlo con la stessa passione con cui abbiamo iniziato. Tanto è un lavoro con cui c'è un lavoro in cui non abbiamo mai finito, c'è sempre un giorno nuovo, c'è sempre qualcosa da imparare, c'è un'altra situazione da affrontare ed è anche il bello un po' di questo lavoro. E per il resto, secondo me, bisogna tenere la posizione e fare in modo che questa cosa passi il prima possibile. Achtung, jetzt. Ezio, se mi permetti, vorrei davvero dare la possibilità a Petra, come sorpresa finale, di raccontarvi un aneddoto che ha a che fare con la famiglia Schnitzler. Und also ich möchte jetzt, dass du als Schluss eben diese Anekdote, was dich dann dazu gebracht hat, dann mit dieser Recherche auch deinen Bezug zur Familie Schnitzler aufzubauen. Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte, weil ich wusste, ich bin wie gesagt immer in diesem Haus vorbeigegangen an der Sternwartestraße und ich wusste auch, dass Arthur Schnitzler einen Enkel hat, der in Wien lebt und ungefähr zwischen 70 und 80 Jahre alt ist, aber ich habe diese Familie nie kontaktiert, weil ich mir gedacht habe, ich brauche die gar nicht, ich will ihnen sicher nicht auf die Nerven gehen, aber ich wusste, dass die existieren. Und eines Tages, ich bin in der Buchhandlung gestanden, ganz normal als Buchhändlerin, nicht als Autorin, bin an der Kasse gestanden und eine Dame, die ich vom Sehen her kenne, aber ihren Namen nicht kannte, kam zur Kasse und ich habe ganz viele Bücher für sie über die Kasse gezogen und plötzlich lacht sie mich so an und sagt, Sie wissen schon, wer ich bin, oder? Und ich sage, nein, Entschuldigung. Und sie sagt, ich bin die Frau vom Enkel. Und sie hat keinen Namen gesagt. Und ich wusste sofort, was sie meint und sagte und habe gesagt, es tut mir leid. Und sie sagt, was tut Ihnen leid? Ich sage, ja, dass ich das alles über Ihre Familie schreibe. So, jetzt muss Juliana mal ran. Beh, c'è una storia davvero interessante. Passavo e ripassavo in Sternwartestraße davanti alla villa appunto di Schnitzler e pensavo anche ai suoi discendenti nella Vienna di oggi. Sapevo ad esempio che esisteva un nipote, un uomo tra i 70 e gli 80 anni che vive a Vienna, ma non mi sono mai fatta viva per non disturbare la famiglia in qualche modo. Sapevo che c'era però. A un certo punto un giorno ero in libreria alla cassa, non in veste di autrice o scrittrice, ma proprio per lavorarci, e passata da me, venuta da me con un po' di libri acquistati, una signora che conoscevo di vista. E a un certo punto, bruscamente così, mi ha chiesto, ma lei lo sa chi sono io? E ho detto no, e ha risposto, sono la moglie del nipote. E immediatamente ha fatto click, ho capito chi fosse il nipote di chi stavamo parlando e mi sono profusa in mille scuse, mi scusi tanto, ma scuse perché? Beh, per tutto quello che ho scritto sulla sua famiglia. Ja, und dann lachte sie mich an und sagte, wieso, ich finde das ja total schön, wann kommt denn der nächste Band? Ich glaube, damals ist gerade der zweite erschienen. Und ich habe dann gesagt, ja, das freut mich, aber gefällt es ihm denn auch, also ihrem Mann, dem Enkel von Arthur Schnitzler? Und sie sagt, nein, der liest nie Belletristik, aber ich nehme es ihm nochmal mit, vielleicht liest er es dann. Und eine Woche später klingelt mein Telefon in der Buchhandlung und daraus tönt die Stimme, Grüß Gott, hier spricht Michael Schnitzler, möchten Sie zu einem Kaffee vorbeikommen? Und dann war ich bei Arthur Schnitzlers Enkel zum Kaffeetrinken eingeladen und inzwischen sind wir wirklich sehr, sehr eng befreundet. Also ich gehe mit bei der Familie aus und ein. Wir waren sogar zusammen ein paar Tage im Urlaub, als wir noch Urlaub machen konnten. Also es ist ganz für mich ganz interessant, weil es ist einerseits natürlich ein netter älterer Herr, den ich kenne, aber wenn man dann dort auf Besuch ist und da stehen dann diese ganzen Arthur Schnitzler Erstausgaben im Regal und er hebt das Telefon ab und sagt Schnitzler, dann ist das halt immer so ein Schauer für mich und für ihn ist es natürlich ganz normal und das finde ich einfach total schön, dass man übers Schreiben solche Menschen kennenlernt, dass man einen Bezug hat plötzlich zu dieser ganzen Familiengeschichte, dass er mich ganz viel ausgefragt hat über all das, was ich über seinen Großvater weiß, weil er hat den gar nicht mehr gekannt und ich habe so viel recherchiert, dass er mich immer wieder gefragt hat, wie war das eigentlich?
Und das ist einfach für mich ein schöner runder Abschluss dieses ganzen Schnitzler-Projekts, dass ich sozusagen am Schluss mit dem Enkel von Arthur Schnitzler ja, befreundet bin. Und ja, es ist einfach ein schöner Schluss für mich. L'aneddoto prosegue così. Quando ho chiesto poi alla signora se il libro fosse piaciuto al marito, mi ha risposto che non legge mai narrativa e quindi sarebbe stato impossibile saperlo. Una settimana dopo mi telefona qualcuno, pronto, sono Michael Schnitzler. Ha voglia di venire da me per un caffè? Beh, è stata, devo ammetterlo, una grande emozione e anche l'inizio di una profonda, bella amicizia. Siamo stati in vacanza per qualche giorno, quando ancora si poteva, ed è davvero un legame speciale. Sì, è una semplicemente, da un punto di vista, è semplicemente una persona di una certa età con cui è nata un'amicizia, ma su un altro piano è davvero particolare essere a casa sua e dare un'occhiata al dorso dei libri e scoprire le prime edizioni in assoluto dei libri di Schnitzler, oppure sentirlo rispondere al telefono con pronto casa Schnitzler e così via. Per me è come un dono, un regalo che la letteratura può farti, anche la scrittura in questo caso, entrare in contatto con persone, mondi meravigliosi. Oggi addirittura la situazione è paradossale e lui a volte chiedere a me cosa so di suo nonno, perché lui non lo ha conosciuto poi, non ha avuto modo di conoscerlo, e quindi ogni tanto mi chiede ma com'era, come ha reagito qui, in che modo si è comportato, e insomma è una sorta di quadratura del cerchio, e quindi mi piace anche concludere magari l'incontro di oggi raccontando di questo incontro tra due mondi, il mondo, i racconti sulla carta, i racconti della vita vera e questi diversi piani che si incontrano e si scambiano. Davvero, mi pare davvero una conclusione bellissima questa, no? Mi sembra che Petra sia stata raggiunta da un messaggio che viene da molto lontano e che giustifica, incoraggia in qualche modo il suo lavoro di scrittura. Allora, grazie veramente di cuore a tutti, mi sembra che sia stato un incontro bello, molto intenso, molto cordiale, come nello spirito dei viennesi innanzitutto, no? E quindi molte grazie a Petra, ma molte grazie a Silvia che ci ha aiutato, a Giuliana che ci ha aiutato anche molto, a Loriana. Grazie a voi. Una visita in libreria al più presto, non appena ci troviamo di viaggiare certo. Da una regione all'altra, e godiamoci il Natale magari leggendo questo bel libro, questo Inverno a Vienna. Allora un saluto a tutti e grazie per essere stati con noi. Grazie. Ja, grazie. Danke für die Einladung. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald im nächsten Jahr live in Italien sehen, und ich will unbedingt in Lorianas Buchhandlung, auch wenn ich nicht lesen kann, egal, ich komme Kaffee trinken und ich hoffe sehr, dass wir noch viele Bücher zusammen machen. Alles Liebe euch. Grazie, grazie davvero di cuore per l'invito e per questa conversazione. Spero di poter presto tornare a viaggiare, di andare a Trieste nella libreria di Loriana, anche se magari non posso leggere libri in italiano, ma mi prenderò un ottimo caffè e chiacchiereremo di libri, ovviamente. Certo. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.